Bentrovati a Pulire Web TV News, ecco i titoli che abbiamo selezionato per voi. Alfredo Pellizzari, il ricordo di una figura di riferimento per il settore del cleaning. Decreto mille proroghe e stop alla tassa sui licenziamenti per il 2016. Numeri da record per Clean India Pulire. Le novità del collegato ambientale rafforzano il sistema degli acquisti verdi. Obiettivo città pulite, multe per i cittadini che non rispettano gli spazi pubblici. Consip indice una consultazione del mercato per i servizi di pulizia. Dedichiamo l'apertura del nostro TG ad Alfredo Pellizzari, che come già annunciato ci ha lasciati da poco. Pellizzari ha rappresentato un punto di riferimento per il mondo del cleaning in Italia e anche per Afidamp, in cui ha ricoperto la figura di segretario generale fin dall'inizio dell'associazione fino al 1993. E allora abbiamo deciso di ricordarlo attraverso le parole dei primi due presidenti di Afidamp, Andrea Risi e Giulio Guizzi. Alfredo Pellizzari è stato un uomo di genio, un precursore, e fino dalla seconda metà degli anni 70, con la casa editrice Moetco, è entrato, o meglio, ha creato il mondo della comunicazione nel nostro comparto, con la rivista Pulizia Industriale e Sanificazione e realizzando la prima fiera del settore, il Pulisan. Nel nostro segmento ha aperto ai produttori italiani la partecipazione all'allora già esistente Interclean di Amsterdam, aprendo così la strada del Made in Italy nel mondo. Non solo, negli anni 70 è stato editore delle riviste Manutenzione e Pavimenti e Rivestimenti. All'inizio degli anni 80 diventa segretario di Afidamp e organizzatore per conto dell'associazione della mostra Pulire. Come se non bastasse, nel 1986, precursore di ciò che avverrà negli anni successivi, organizza alla Fiera di Milano la mostra Software 86, la prima nel settore dell'IT. Che dire, Alfredo, mancherai a me e a tutti gli attori del comparto che ti devono moltissimo. Al di là delle parole di cordoglio e di una sentita partecipazione coi familiari per la scomparsa di un caro amico, credo che la figura di Alfredo Pellizzari vada ricordata professionalmente per l'impronta che ha dato alla nostra attività. Ora, se volessi sintetizzare il suo merito, potrei dire semplicemente che il merito è stato quello di aver interiorizzato un agire specifico per adoperarsi a sviluppare un sentire collettivo. L'agire specifico gli è venuto dalla frequentazione dei suoi amici Enrico Butti da Verona, quello della terotecnologia, dall'ascoltare cosa diceva Luciano Tasin per le macchine svizzere e cosa diceva dei detergenti Elio Zebra. Mentre il sentire complessivo lo ha raggiunto con la fondazione e la diffusione della sua rivista, di una fiera Pulire che all'inizio nel 1970 si chiamava Pulisan Igiene e addirittura con un centro di formazione, il CIPMES, in via Paolo da Cannobbio. Io ho portato qui, come a testimonianza di questa storia, il mio libro del 67. Nel mio libro del 67 racconto come un certo appassionato dottor Pellizzari è venuto a Brescia a trovarmi e ha fatto nascere la rivista mensile Pulizia Industriale e Sanificazione. Questo è il primo libro. Poi c'è il successivo, è stato il libro che Alfredo ha voluto per il 25esimo della Moetco, della sua casa editrice. È stato lui che, uomo di cultura e di grande sensibilità, lo chiamò con un titolo
latineggiante della pulizia industriale. Nel 2016 non verrà applicata la tassa sui licenziamenti per le imprese che operano in regime di appalto e che adottano la clausola sociale di assorbimento del personale. È quanto stabilisce un emendamento del decreto mille proroghe che è stato approvato dal Senato il 5 febbraio. Si tratta di un risultato molto importante per le associazioni del comparto dei servizi che si sono fortemente mobilitate a livello istituzionale proprio per la sospensione della tassa. E per un commento abbiamo raggiunto al telefono Lorenzo Mattioli, presidente ANIP Confindustria e portavoce del Manifesto dei Servizi. ANIP Confindustria, che io rappresento insieme alle altre associazioni datoriali, quindi ai miei colleghi, siamo riusciti in zona Cesarini a mettere una toppa a un problema che stava diventando francamente molto sconveniente. Un problema il quale peraltro andava risolto e sarebbe stato necessario risolverlo assolutamente a livello di Ministero. Ci sono stati 18 mesi di tempo per rimediare a una ennesima brutta stortura della legge Fornero. Quindi tra le tante cose negative fatte da questo Ministro c'è stato anche questo. Che cosa è in buona sostanza? È una tassa di licenziamento che le imprese dovrebbero pagare, peccato che le nostre imprese non fanno disoccupazione, non producono disoccupazione perché il cambio appalto, l'impresa che subentra assume i lavoratori. Quindi intanto siamo riusciti con questo emendamento che è stato votato in commissione bilancio, nella quinta commissione, congiunta insieme alla prima commissione e che oggi sarà votato decisamente in aula alla Camera, a ottenere una proroga di un anno, ma soprattutto, cosa più importante, a mettere modificare la legge Fornero e quindi per via ordinamentale, seguendo i lavori parlamentari della Camera, a modificare questo articolo 2,38 che tanta ingiustizia e preoccupazione ha creato nelle aziende. Noi stiamo continuando a fare azione di lobby, di pressione sul Ministero del Lavoro principalmente, Governo e sui rami del Parlamento perché si riesca finalmente, degnamente a eliminare, abrogare questo articolo che rappresenta una grave ingiustizia oltre che un grosso problema di natura economica e finanziaria per le imprese. Ed ora parliamo di fiere. Sono stati numeri da record quelli che hanno visto la conclusione della 13ª edizione di Clean India a Pulire, la fiera di riferimento per il settore del cleaning in Asia, che si è tenuta dal 21 al 23 gennaio a Mumbai. La fiera aveva superato le aspettative già sotto il profilo delle adesioni degli espositori, poiché sono state ben 46 le aziende che per la prima volta hanno scelto di esporre all'evento. Ma successo è stato rappresentato soprattutto dai visitatori, 8.250 provenienti da 27 paesi, che hanno apprezzato il valore innovativo dell'esposizione, che ha messo in mostra le più recenti tecnologie del comparto, le soluzioni, i prodotti ed i sistemi più all'avanguardia del settore del cleaning. Lo scorso 2 febbraio è entrato in vigore il collegato ambientale, un provvedimento normativo che rappresenta un punto di svolta nella diffusione degli appalti verdi come strumento per la promozione della green economy. Tra le novità più importanti c'è l'obbligo di applicare i criteri ambientali minimi negli appalti pubblici, nella totalità delle gare per servizi, prodotti che consumano energia e per almeno il 50% del valore delle altre gare per altre categorie oggetto di definizione dei CAM. Si segnala inoltre che per valutare l'offerta migliore, le stazioni appaltanti sono tenute a stimare nuovi elementi di costo, come il consumo di energia e altre risorse, i costi relativi al fine vita e quelli per le emissioni di sostanze inquinanti. Nei contratti sono previste inoltre una riduzione per la garanzia fideiussoria per la partecipazione alle gare e facilitazioni per accedere a contributi e finanziamenti per chi possiede alcune tipologie di certificazioni. Ma all'interno del collegato ambientale sono previste anche una serie di norme che hanno l'obiettivo di tutelare la pulizia e il decoro delle città, coinvolgendo direttamente ogni singolo cittadino che viene chiamato al rispetto del luogo in cui soggiorna,
dal 2 febbraio. Sono quindi previste multe che vanno dai 30 ai 150 euro per chi abbandona rifiuti di piccola dimensione, dai fazzoletti alle gomme da masticare. Ma ci sono anche sanzioni più pesanti, da 300 euro per chi getta a terra mozziconi di sigaretta. Consip ha indetto un'importante consultazione di mercato con un documento dal titolo Sistema dinamico di acquisizione per l'affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientali per gli immobili ad uso ufficio della pubblica amministrazione. Uno strumento che rientra nel programma di razionalizzazione degli acquisti per la pubblica amministrazione. La consultazione rappresenta dunque una grande opportunità per le imprese di medie dimensioni di accesso ai bandi semplificati indetti dalle stazioni appaltanti e costituisce un'importante apertura del mercato. La scadenza è il 20 febbraio, dettagli sul sito Consip. E adesso vi lasciamo alla rubrica di Giulio Guizzi con le curiosità tratte dal suo libro Pulizia igienica e sanificazione, la sporca storia del pulito. Ave, nella mia sporca storia del pulito racconto che il plebeo romano della Suburra si sveglia nel tugurio ai piani alti dell'insula prima che albeggi, spegne il lucignolo di stoppa di cera che ha tremolato per tutta la notte, che si chiama lucubrum, e da qui viene il nostro elucubrare. Poi poggia i piedi sul toral, che è il lurido piccolo scendiletto, vuota il vaso da notte da un pertugio, non ci sono finestre, poi si bagna la faccia con un po' di acqua fredda. Lui la odia, a lui piace calda, al diavolo i greci che parlano di acqua fredda e sacrale. Si sfrega i denti, defricare, mettendosi sull'indice del bicarbonato di sodio naturale o polvere finissima di pietra pomice mista a cenere, che si chiama dentifricium. Calza le scarpe, che si chiamano sole, crepide, calce, o sono fatte anche o di cuoio intrecciato o a stivaletto chiuso. Piedi e braccia se li elevati la sera nella grande fontana del cortile, che scarica nel canale di fognatura. Da essa, da questa fontana, ha attinto la poca acqua che ha portato su ai piani. La sua camera ha un letto a cinghie incrociate, senza lenzuola, con sopra il pagliericcio di fieno. Il cuscino è di lana o di piume di cigno. Vicino al letto c'è una sedia e una cassa. Il letto è di solito singolo, ma quando è matrimoniale si chiama geniali. Il nostro si tira sulle spalle il suo mantello, che si chiama amictus, e scende giù in strada. Qui fa un grosso strepitio, trova i barbieri, i tonsores, che gli propongono barba e capelli. Così comincia la sua giornata. Pulire Web TV News si conclude qui. Anche per oggi un grazie per l'attenzione e un arrivederci a tra 15 giorni.